complimenti. E via, bravissimi. Complimenti, bravi ragazzi. Un segnale di ripartenza con una gara podistica tra l'altro molto partecipata e l'inaugurazione di un nuovo impianto che sostanzialmente raddoppierà la capacità di lavorare l'organico, così AISA Impianti appunto taglia il nastro di questa nuova struttura e dà un bel segnale al mondo dello sport. Oggi si dà un segno di ripartenza con la corsa podistica. Finalmente si riparte insomma con lo sport, che è molto importante, e contemporaneamente si inaugura quello che è il primo passo appunto che porterà questa impiantistica a zero spreco verso il recupero totale, come definisce un po' la Regione Toscana in quelle che sono le nostre autorizzazioni. È una importantissima cosa perché questa parte di questa struttura sarà proprio necessaria a raccogliere tutta la parte organica dei rifiuti della raccolta differenziata, e in assenza della quale avremo qualche problema a lavorarla chiaramente, perché è una frazione che sta crescendo molto come raccolta differenziata. Questo è il primo fabbricato che viene realizzato a seguito dell'approvazione del progetto che ci è stata riconosciuta in regione dalla giunta regionale il 3 agosto. Questo reparto alle nostre spalle serve per recuperare la frazione organica da raccolta differenziata, perché l'altro impianto che invece è davanti a me è ormai piccolo, non è più sufficiente, noi abbiamo bisogno di ampliarci per poter dare una risposta al territorio. Le raccolte differenziate stanno crescendo in maniera esponenziale, soprattutto quelle dell'organico. In un anno il Comune d'Arezzo dal 40% è arrivato al 52%, e tutto grazie alla raccolta dell'organico. È ovvio quindi che dobbiamo adeguarci, e questo è il primo passo per un ampliamento sufficiente ed adeguato dell'attuale linea di compostaggio per dare una risposta a tutto il territorio provinciale. La gara podistica organizzata dall'Unione Polisportiva Policiano con la FIDAL, il CSI e il patrocinio del Comune di Arezzo era la 7ª edizione della Camminata della Val di Chiana. Circa 10 chilometri, 180 gli atleti che hanno partecipato tra competitivi e non, sul percorso molto impegnativo sia per le difficoltà del tracciato in alcuni punti particolarmente insidioso, ma anche per il caldo che gli atleti hanno dovuto sopportare, soprattutto nelle salite. Ma sicuramente l'occasione che abbiamo cercato di dare un po' a tutti gli appassionati di questo settore, che effettivamente fremevano nel poter ritornare a gareggiare, anche se con qualche titubanza, perché ci sono sempre queste riserve, no? Un po' da parte di tutti, però tutto sommato la cosa è positiva. Noi abbiamo questa mattina oltre 200 iscritti provenienti dal Lazio, dall'Umbria, dalla Toscana, ma anche da fuori, insomma, quindi questo ci fa capire che c'è necessità di poter fare le gare. Abbiamo anche da un punto di vista tecnico, diciamo, 3-4 atleti forti, ci saranno un keniano che è giunto anche ad Arezzo dietro Stefano La Rosa quando si fece Arezzo di parte di corsa, e poi ci sono anche atleti del Marocco che diranno la sua, oltre agli atleti, diciamo, toscani e aretini che cercheranno di infiltrarsi un po' nei protagonisti di questa competizione. A primeggiare nella gara è stato infatti il keniano Simon Kibet, primo atleta fra gli italiani l'umbro Simone Falomi, mentre primi fra gli aretini Emanuele Graziani e Alessandro Tartaglini dell'Unione Polisportiva Policiano, che sono giunti rispettivamente 7° e 8°. Molto combattuta anche la gara femminile con la vittoria della romana Manuela Piccini.